Eccoci in diretta, siamo in diretta questa sera per parlare di spettacolo. Intanto saluto subito la nostra presidente Felicia Falletti, che è con noi questa sera, e poi Cinzia Spanò, Rita Pelusio, Marta Mungo, Elga Greggio e Daniela Fazzolari. Ciao a tutte, tutte donne peraltro. Grazie in particolare Daniela, che hai fatto da tramite per questo incontro. Grazie a te e a voi. Un incontro particolare perché parliamo di spettacolo. Parliamo di spettacolo perché se ne parla poco, nel senso che siamo un po' schiavi di luoghi comuni, ma i luoghi comuni li vediamo poi dopo. Parliamo di spettacolo perché tutti dicono che bisogna ripartire, ma nel mondo dello spettacolo, come in alcuni settori, mi pare, poi mi direte voi se è così o no, sono venuti fuori problemi nuovi e problemi vecchi che ci sono. Ma per i problemi vecchi soprattutto, sono problemi che conosciamo da magari decenni e sono lì. Voi fate parte invece di un collettivo che si chiama Attrici Attori Uniti. Avete costituito questo collettivo, poi faccio vedere una cosa che è pazzesca, perché io sono andato a ravanare un po' nella vostra pagina Facebook, ovviamente, faccio vedere una cosa che credo neanche la FCA fanno così, anzi ve la faccio vedere subito, la faccio vedere subito ai nostri amici. Questa è uno degli impegni settimanali del vostro collettivo, no? Io credo che neanche FCA abbia una cosa di questo. Sono rimasto stupito. 3, 4, 5, 6 tavoli al giorno. Per fortuna vi siete divisi i compiti, perché io non so come sia possibile riuscire a star dietro una cosa di questo genere. Segno che però lavorate, quindi non è solo uno spot il vostro. Allora, un collettivo, la proprietà di questo collettivo, almeno dal mio punto di vista, è che almeno per i problemi che erano noti e che fino adesso si diceva c'è quel problema nel mondo dello spettacolo, è endemico, c'è. E voi invece state dicendo una cosa diversa: se un problema c'è, non si può fare un punto, bisogna mettere una virgola e trovare una soluzione a quel problema. Faccio un esempio, così tiro subito in ballo voi. Se c'è un problema che da sempre si dice che c'è nel mondo dello spettacolo è quello di genere. Cinzia Spanò si occupa del tavolo di genere. C'è davvero così tanto questo gap di genere nel vostro mondo e c'è la possibilità di riuscire almeno a livellarlo un po'? Allora, diciamo che le disparità del mondo dello spettacolo, in particolare noi siamo un collettivo che è nato da attori di teatro, ma chiaramente adesso è composto da tante professionalità diverse, in realtà riflettono quelle che sono le strutture di tutto il resto del mondo, cioè quindi una disparità di occupazione che vede le donne sempre svantaggiate, così come una disparità di paga e per quanto ci riguarda anche subiamo tutta una serie di problematiche legate agli stereotipi, gli stereotipi che sono introiettati, gli stereotipi che si trovano fuori e dentro il palcoscenico. La problematicità del nostro ambiente è che, essendo una professione atipica, le soluzioni sono ancora più complesse che negli altri settori. Faccio un esempio: noi parliamo di occupazione, stiamo facendo come tavolo di genere una mappatura di quella che è l'occupazione delle attrici, ma anche di altre figure che ci sembravano significative per valutare poi a cascata quanto ricadeva sulle attrici come registe, drammaturghe e anche direttrici di teatri, e noi stiamo valutando palcoscenico su palcoscenico, teatro per teatro, spettacolo per spettacolo, a seconda anche del numero dei giorni, l'occupazione di queste figure. Siamo andati a verificare i teatri che prendono maggiori finanziamenti da parte del FUS, quindi i teatri nazionali, e andremo ad analizzare poi i teatri TRIC, perché volevamo capire come i teatri che prendono maggiori soldi pubblici vanno poi, in termini di parità, a impiegarli sul palcoscenico. I dati sono più o meno questi: le attrici sono ferme un 35% di occupazione,
Ciò significa che su una compagnia di 10 persone solo 3 o 3,5 sono donne, ma questo dato si abbatte drasticamente quando andiamo a vedere le altre occupazioni. Quindi le registe, che sono intorno al 20%, se andiamo poi a verificare quante salgono sui palcoscenici principali, la percentuale diventa ancora più risibile, attorno al 10-15%, così le drammaturghe. Per quanto riguarda i teatri nazionali, invece la percentuale che riguarda le direttrici donne è facilissima, non ce n'è neanche una, quindi è lo 0%. Questi dati sono significativi, in realtà rispecchiano quello che avviene nel resto anche delle altre professioni, ma mentre è più facile immaginare, non dico realizzare, ma immaginare magari dei metodi che possano raddrizzare questa struttura in altre professioni, così non è così facile nel mondo, per esempio, del teatro. Perché? Perché l'occupazione delle attrici, drammaturghe, eccetera, eccetera, dipende dal numero delle parti che le attrici possono interpretare. Il teatro ha una tradizione, noi ci basiamo su testi che sono soprattutto di repertorio. E quindi cosa voglio dire? Che per secoli, millenni, le donne non hanno potuto scrivere, le donne non hanno potuto recitare. Quindi noi abbiamo un sovrannumero di parti maschili rispetto a quelle femminili, che chiaramente è difficile ora andare a forzare quel numero. Secondo noi ci sono dei margini di manovra, nel senso che abbiamo visto che altre esperienze europee, non stiamo parlando della Finlandia per esempio, ma parliamo anche solo della Spagna, che è un paese che istintivamente sentiamo più vicino al nostro, più simile al nostro, in realtà sono avanti almeno di 15 anni, ecco che anche solo con una mission chiara del teatro si è riusciti ad arrivare a una parità non solo di occupazione attrici e attori, ma anche di registe, registi, drammaturghe, drammaturghi. Questo è un dato molto importante. Quindi, se si vuole, si può. Ci sono dei margini di manovra, e questo per quanto riguarda ovviamente tutte quelle strutture che è anche facile andare a parametrare, nel senso che abbiamo dei dati che quindi ci evidenziano un dato, possiamo, anche lì ci sono dei margini di manovra. Dei margini di manovra poi ci sono anche sugli stereotipi, che è un argomento che forse vogliamo trattare più tardi, però che è comunque molto presente anche sui palcoscenici, come per esempio anche nel cinema, nell'audiovisivo, eccetera, eccetera. Gli stereotipi sono ovunque, li subiamo e a volte, purtroppo, ahimè, li veicoliamo. Certo, e questa è la cosa peggiore. Poi vedremo, anche perché io credo che, lo dico adesso, ma poi lo verificheremo strada facendo, un collettivo come il vostro abbia, non lo dico perché siete qui, abbia grosse potenzialità, ma le abbia perché voi avete un pubblico, voi avete un potenziale numero di fruitori dello spettacolo. Io parlo da fruitore. Il giorno in cui si atrofizza lo spettacolo e mi si offrono 3 o 4 tipi di spettacolo, magari bellissimi, ben fatti, con grandi investimenti, ma non posso più scegliere, è finito, per me è finita, io voglio poter scegliere. Quindi il problema non è solo la quantità, dicevi giustamente, dicevamo prima, è anche capire la qualità degli investimenti, dove vanno a finire, perché poi alla fine facciamo grandi investimenti per fare grandi spettacoli, ma di un unico genere. Peraltro quella che diceva Cinzia Spanò è un problema che riguarda anche i giovani autori, perché con giovani autori e giovani autrici probabilmente cambia un po'. Cioè, non voglio ricordare che una volta erano gli attori maschi anche a interpretare le donne, quindi non c'erano neanche nel mondo. Quindi non dobbiamo mai dimenticarlo. No, ricordiamolo che non potevano le donne salire sul palcoscenico, ma erano gli uomini ad interpretarlo. Ecco, di lì un po' di strada è stata fatta, ma molta ne rimane. Abbiamo detto prima, no? E quindi approfitto anche della presenza di Rita Pelusio, finché c'è, perché è quella con la linea più a rischio, no? Perché il tuo è un tavolo di azione,
Ora non violenta, mi auguro. No, no, assolutamente non violenta. Poi è nato così. Ma tra l'altro voglio fare solo un inciso rispetto all'argomento di Cinzia, che per esempio io che ho lavorato tanto in televisione, la situazione al femminile in televisione è pesante. E io che sono attrice comica potrei raccontare tutta una mappatura di come viene vissuta la comicità femminile. E mi collego anche, ci tengo Cinzia, perché per esempio io vado spesso in Spagna ad insegnare, perché arrivo da un percorso clown e in Spagna sono avantissimo, ci sono proprio festival di payasas incredibili, cioè quindi dopo sarebbe bello anche Cinzia che si andasse avanti nel discorso che ha fatto Cinzia, perché è estremamente importante il livello in cui siamo in tutto. Quindi io ringrazio sempre Cinzia e il tavolo di genere, perché stanno facendo un lavoro egregio. Tornando a questo, al tavolo azione, è nato il tavolo azione, si è chiamato tavolo azione perché proprio una delle prime assemblee si voleva fare qualcosa di concreto, no? Ed è nato così, proprio dicendo facciamo qualcosa per il 1° maggio. E da lì abbiamo detto ok, facciamo il tavolo azione. In realtà poi appena ci siamo trovati ad agire la prima domanda è stata sì, ma a nome di chi agiamo? Perché noi siamo nati un po' così, spontanei. E quindi abbiamo identificato delle azioni necessarie, che era la prima fra tutte di trovare un'identità, e da lì è nato il tavolo formulario, che hanno fatto un lavoro meraviglioso, hanno mappato, fatto un sondaggio all'interno di tutta la comunità di attrici attori uniti. Poi si sentiva l'esigenza di dire va bene, siamo in un momento cupo, buio, come può, noi abbiamo anche un dovere deontologico come artisti. Cioè siamo chiamati comunque a intervenire culturalmente, soprattutto nei primi giorni della pandemia e della quarantena, ad ognuno di noi venivano continuamente chiesti interventi artistici, e quindi è nato un tavolo che si chiama Cittadinanza Attiva, e io ci tengo a spiegare che è proprio un tavolo, a me piace la definizione cittadinanza attiva, che è molto diversa dal volontariato. Cioè non è che regalano gli spettacoli, fanno un lavoro di sensibilizzazione sul territorio, proprio portando gli abitanti di un condominio o di un quartiere a discutere dello spettacolo. Ed è molto diverso che dire arrivo lì e ti faccio uno spettacolo, ti è per te, gratis, no? Quindi c'è anche qua una bella ricerca, un bel ragionamento. E poi un'azione fondamentale era domandarsi come agire e tutte le tematiche sull'etica, anche per capire anche come volevamo cambiare, ed è nato un tavolo per noi, per me poi è un pilastro di Attrici Attori Uniti, che è il tavolo etico, con il quale si sta scrivendo un codice deontologico in virtù di una grande riforma e di un'ipotesi di insomma vero cambiamento. Quindi queste sono poi le aree tematiche dentro il tavolo azione, e adesso stiamo preparando manifestazione e il 30 maggio scenderemo tutti in piazza, in tutte le piazze d'Italia, per ora sono 13, coordinate con altri coordinamenti nazionali, è un'impresa praticamente impossibile, ma ce la stiamo facendo, e quindi il 30 maggio saremo tutti in piazza a livello nazionale, con delle richieste precise che saranno poi il reddito di continuità e di essere convocati ai tavoli per la ripartenza, perché alla fine noi, lavoratori e lavoratrici, anzi lavoratrici e lavoratori dopo, sì, non siamo ancora stati convocati veramente. Certo. E poi ho visto che avete fatto una lettera anche chiedendo di essere convocati. Una, io ho visto l'ultima che avete pubblicato. Volevo chiedere una cosa prima di andare avanti con i tavoli a Daniela. Sì. Ma siete solo donne o ci sono anche uomini in questo collettivo? No, ci sono. Solo che sono meno combattivi gli uomini. No, guarda, ci sono degli uomini che sono dalla parte delle donne. È una cosa incredibile, cioè io penso che la magia di tutto questo è che veramente si è scoperto un'unione umana tra attori e attrici, perché quello che hanno detto fino ad oggi, fino adesso, è tutto purtroppo vero. Ma è anche vero che in questo momento, nel momento in cui ti rendi conto che è tangibile con mano la problematica, e quindi che magari la tua fidanzata o la tua
tua sorella, insomma, in qualche modo con cui hai vissuto delle esperienze importanti anche a livello lavorativo, ti rendi conto di quali sono le problematiche? Non riescono ad accedere a fondi, non hanno nulla, sono mamme, sono a casa, insomma, davvero ho visto degli uomini rimettersi un po' alla volontà, probabilmente alla realtà di noi donne, che è leggermente più complessa di quella solo degli uomini. Quindi no, c'è una bella parte. Ci sono anche gli uomini. Diciamo che gli uomini sono intelligenti. No, beh, meno male, grazie. No, lo dico per me, lo dico per la categoria, perché sono l'unico uomo questa sera. Devo difendere un po' il genere. Faccio una battaglia di genere al contrario questa sera. Una volta ogni tanto voi dite meno male. Prima di tornare magari a parlare di dei diritti dei lavoratori, c'è un tavolo che mi ha incuriosito, che è quello dell'audiovisivo. Tavolo dell'audiovisivo perché in questi mesi tutti si sono dati ai social, tutti si sono dati a spettacoli improvvisati. Quello dell'audiovisivo è un mondo che non ha quasi regole. E quando un mondo non ha quasi regole, poi lo vediamo anche noi nel nostro lavoro, quando un mondo non ha quasi regole vince o il più furbo o la pirateria o quel mercato stupido per cui io per farmi conoscere faccio gratis e questo ammazza qualunque possibilità di creare progetti. È un mondo difficile da esplorare. Qui, Elga, avete preso una bella rogna. Sì, devo dire che non sono appunto da sola, siamo una buona metà donne e il resto uomini. Il mio co-referente è Vincenzo Zampa, e tra l'altro è uno dei fondatori di Attrici Attori Uniti, e ho trovato in lui un grandissimo supporto e anche incoraggiamento nell'affrontare questa questione spinosa, perché al momento in Italia siamo sprovvisti di un contratto collettivo nazionale per l'audiovisivo e questo è una grande lacuna che abbiamo. Abbiamo un contratto per la prosa rinnovato nel 2018, ma non abbiamo un contratto audiovisivo, e quindi quello che abbiamo deciso di fare è di studiare i contratti dell'audiovisivo estero. E abbiamo preso 4 paesi europei, diciamo, virtuosi, e stiamo traducendo in piccoli sottogruppi proprio in questi giorni i contratti esteri. Parliamo del contratto audiovisivo spagnolo, quello inglese, francese e tedesco. E, posso portare l'esempio dell'audiovisivo inglese, dove sono appunto, come diceva anche Rita, molto avanti i paesi esteri. Lì si parla forse di quasi 40 anni rispetto al tipo di tutele che abbiamo noi oggi, e c'è un accordo siglato dalla BBC insieme all'Equity, e l'Equity è il sindacato dei creativi che include attori, attrici, registe, scenografi, cantanti, modelli, insomma tutti i creativi. E hanno siglato con la BBC, che in qualche modo con un volo un po' pindarico possiamo paragonare alla nostra RAI, per il tipo appunto di servizio pubblico che fanno, hanno siglato questo accordo di 74 pagine dove sono elencate tutte le possibili sfaccettature di questo lavoro per gli artisti. E quindi abbiamo sia il discorso della paga, una paga minima per tutti, non si parla solo dell'attore primario e comprimario, ma anche dello stunt, delle figurazioni speciali, e inoltre abbiamo anche il riconoscimento delle ferie, e spesso che sono ferie non prese, perché si sa che è un lavoro dove probabilmente non si ha i 7 giorni canonici, ma si può anche fare una tirata più lunga, ma viene riconosciuto il fatto che effettivamente sono stati lavorati dei giorni di ferie. Oltre a ciò, una tabella molto completa per la contribuzione ai pensionistici, e troviamo quindi anche il discorso maternità e una sezione dedicata ai diritti di immagine,
dove si può appunto trovare non solo i diritti d'immagine per quanto riguarda il vecchio stile, ovvero la trasmissione via televisione, ma ormai anche i nuovi supporti. Per riagganciare appunto alla tua domanda, oggi non si parla più di televisione o di cinema, si parla anche di tantissime altre forme di broadcast. Quindi abbiamo lo streaming online, che può essere sia on demand o in diretta, e poi abbiamo tutta una serie di siti che ancora non sono stati regolamentati. Adesso è stato siglato un accordo con Netflix, ma rimane scoperta una gran parte di questi siti. Inoltre, anche la regolamentazione dei diritti d'immagine per quanto riguarda se utilizzo un filmato in teatro, anche quello è un filmato audiovisivo, e se l'attore gli viene richiesto di doppiare la sua parte più tardi, anche quello è un lavoro, non può rientrare tutto in una consuetudine che alla fine diventa lavoro nero. E, altra nota importante è che ieri, 27 maggio, è stato siglato il protocollo sanitario per la ripartenza dei set cinematografici e audiovisivi, cineaudiovisivi, quindi anche pubblicità. E, hanno partecipato a questi tavoli anche alcuni attori che fanno parte sia degli Attrici Attori Uniti che sono iscritti al sindacato, quindi è importante che siano stati coinvolti non solo le imprese ma anche i lavoratori stessi in questo lavoro appunto di concertazione per richiedere tutela ai diritti. Certo, è importante. E poi tanto per chiudere questa prima carrellata, poi incominciamo invece magari a toccare i punti un po' più caldi. Tutto questo va portato, deve essere normato. Questo è un lavoro molto, 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 molto difficile, vero Marta? Cioè, un lavoro, fare questo lavoro qui è, non so, avete già deciso da dove cominciare o... Allora, intanto diciamo il tavolo è nato proprio per cercare di diventare prima di tutto consapevoli di quelle che erano le norme anche del contratto collettivo nazionale dei lavoratori, perché banalmente qui c'è un mea culpa da fare a livello di categoria, molti di noi non conoscevano proprio i loro diritti e quindi ci siamo rimessi a studiare e studiando ci siamo accorti che c'erano un po' delle falle nel sistema. Sebbene il contratto collettivo nazionale dei lavoratori è un buonissimo contratto, però insomma ci sono altre cose a livello invece di tutele e soprattutto a livello di contributi e anche di come queste contribuzioni vengono accumulate. Molto spesso si disperdono. In altri paesi invece l'attore può insegnare, recitare in teatro, al cinema e tutto viene riconosciuto in un'unica cassa contributiva. La dispersione in noi genera, nel nostro settore, genera poi le situazioni che si sono palesate in questa emergenza, per cui poi molti si sono ritrovati senza le giornate utili per avere i bonus. E quindi diciamo noi ci siamo rimessi proprio a cercare di capire un po' come funziona questo mondo e quali sono le leggi che lo normano. E una cosa molto importante che abbiamo scoperto è che prima di tutto dobbiamo arrivare a un riconoscimento di categoria, perché ancora giuridicamente non siamo riconosciuti. Come poterlo fare? Stiamo provando a vagliare varie vie, perché c'è la legge di iniziativa popolare che ha permesso ai sociologi di essere riconosciuti giuridicamente, che è una strada molto lunga e difficile, però che potrebbe essere presa in considerazione, quindi la stiamo approfondendo. C'è un gruppo di studio apposta all'interno di tavolo normative che si chiama proprio gruppo riconoscimento. E poi stiamo valutando anche la strada dello statuto. Per giungere allo statuto ci siamo però, come primo passo, abbiamo iniziato a redigere un manifesto. E questo lavoro adesso sta arrivando, è arrivato, in realtà sarà presentato a brevissimo ad una sua completezza grazie all'aiuto di un tavolo apposito, che è Tavolo Manifesto,
nato in seno a tavole normative e che poi ha coinvolto tutti i tavoli di attrici e attori uniti. E questo è stato davvero un lavoro comunitario importantissimo. E ci siamo resi conto appunto di come anche tra i vari tavoli si è creata una bellissima sinergia, una bellissima collaborazione. L'idea poi, non è finita qui, è di poter presentare questo nostro manifesto al coordinamento nazionale, quindi incontrare i manifesti di tutte le altre realtà e collettivi che si sono uniti, nella speranza, però è chiaro che questo è un obiettivo a lungo termine, però insomma ci vogliamo credere, nella speranza di arrivare veramente a un manifesto comunitario da poter presentare nelle sedi opportune ai sindacati, che sono poi gli organi che si possono sedere ai tavoli delle trattative, e comunque dare il nostro contributo, perché noi crediamo anche che vivere il sindacato significa insomma dare il proprio contributo anche di consapevolezza e anche il proprio contributo critico alle volte. E devo dire che abbiamo avuto una risposta veramente accogliente, e non solo, si sono spesi tantissimo per aiutarci, c'è proprio anche un bel dialogo. Questo è positivo, poi però bisognerebbe che qualcuno vi ascolti, perché so che scrivete lettere in continuazione. Sì, quello, allora, quello è il tasto dolente, diciamo, perché a oggi non si sono, diciamo, i sindacati non sono seduti a questi tavoli delle trattative, e questo è... C'è poca cultura nelle istituzioni, non sanno leggere. Voi sapete scrivere, ma loro non sanno leggere. Ci sarà questo problema qua. Dovete provare a rappresentarglielo, magari chi sa come Rita fare anche mimo, queste cose qua, magari provare a mimargliele. Fatta questa carrellata e fatto capire che cos'è il vostro collettivo, ma è molto di più, perché ho fatto vedere quella schermata iniziale dei vostri incontri, io direi che possiamo fare un dialogo anche più compiuto fra tutti, perché parlavamo all'inizio dei luoghi comuni. Uno dei luoghi comuni, lo dico perché andando in giro a fare il mio lavoro, poi quando si parla di attori, attrici, è un bel musino, spigliato, spigliata, hanno avuto la fortuna di passare davanti a una macchina da presa, una telecamera, quattro battute, poi grande vita, bagordi, no? Tutta una cosa nata dal mito degli attori e attrici degli anni 20 e 30, poi magari rinverdito da Fellini con La dolce vita. La gente pensa che gli attori, le attrici sono questo. No, magari per qualcuno, ma neanche uno su mille, credo, uno su un milione, può darsi anche che sia così. Dietro invece c'è tutt'altro, voi non fate la bella vita dal mattino alla sera. No, c'è studio, c'è dedizione, c'è un percorso, c'è un progetto di vita anche, nel senso che certo noi siamo fortunati perché facciamo un lavoro che amiamo. E questo non è una fortuna, e bisogna riconoscerlo. Però comunque c'è un investimento molto grosso, anche delle famiglie, perché per esempio in Italia non è così semplice iniziare questo mestiere. E quindi nel mio caso, per esempio, la mia famiglia mi ha sostenuta molto in questa scelta. Io mi sono molto impegnata, ho fatto un'accademia, insomma ho cercato di non avere scorciatoie, ma di fare un percorso di apprendimento vero e proprio, però è vero che insomma, se ci divertiamo facendo il nostro lavoro, non è un hobby, è un lavoro. Certo. Tony Servillo ha detto poco tempo fa che lui ha vissuto di meno per dare vita ai suoi personaggi, quindi è un po' così, bisogna sacrificare qualcosa della propria vita per poter fare un mestiere come quello che fate voi. La vostra giornata è una giornata piena normalmente quando si lavora, senza contare tutte le volte che invece vorreste lavorare, ma magari il lavoro non c'è. Noi abbiamo parlato qui di attori, attrici, registi, scenografi. Attorno al vostro mondo ruota però una marea di gente, banalmente da chi monta le strutture, i manovagli, elettricisti, parrucchieri, estetisti, costumisti. Cioè c'è un sacco di gente. Ecco, come vi rapportate voi anche come collettivo con tutta questa realtà?
che bene o male lavora con voi, che senza la quale forse anche voi avreste difficoltà a lavorare. Anzi, chiaro che senza quello dietro la macchina da presa è difficile fare produzioni, ecco. E io rispondo, per esempio, nel caso di questa mobilitazione, che poi è il primo giorno dello stato di agitazione permanente, nel senso che il termine ultimo che avevamo dato era entro il 30 maggio dovete convocarci, sicché dal 30 maggio in poi il 30 maggio iniziamo a scendere in piazza e poi vediamo, però siamo davvero tutti uniti. Io posso parlare dell'esempio di Milano. Stamattina ci siamo incontrati tutti i referenti di tutti i coordinamenti, l'abbiamo fatto dal vivo per la prima volta, è stato molto emozionante, eravamo tutti nel parco, e tutti distanziati con le mascherine, ma c'erano le sarte di scena, i tecnici, gli attrezzisti. Veramente, secondo me, questa è anche l'occasione per unirci davvero. Ora è ovvio, io dico sempre, non siamo tutti uguali, siamo diversi, però possiamo lavorare tutti insieme per un obiettivo comune. Le problematiche sono diverse per ogni comparto, però devo dire che oggi è stato molto emozionante e per me lo è ogni giorno costruire questa mobilitazione così uniti. E porto l'esempio di Milano perché lo sto vivendo, poi a livello nazionale ci stiamo unendo comunque con tutto il coordinamento. Però diciamo stamattina sono proprio reduce da questa cosa che è stata bellissima. Quindi è una bella esperienza quella che fate, proprio perché è tutto il vostro, è il mondo dello spettacolo, non solo gli attrici, l'attore e gli attrici. Un attore, un'attrice, cosa fa senza un tecnico, senza uno scenografo? È ovvio che, e qui si aprirebbe una polemica, tagliando sempre di più i fondi alla cultura vengono sacrificate le scenografie, si va in scena con poco perché non te lo puoi permettere, potevi avere prima due tecnici, adesso giri con uno che deve fare dei montaggi, smontaggi, se solo si pensa a quello che avviene nel teatro ragazzi, no? Che i tecnici devono partire all'alba per avere la scena montata entro le 10 del mattino. Cioè, è ovvio che si tende a, come dire, anche qua a disgregare, e invece no, cioè io lo dico sempre, cioè io se non avessi, come dire, le maestranze, che poi per me sono artisti e lavoratori come me, uguali, cioè per me un tecnico luce è un artista, perché è lui che mi illumina così bene affinché lo spettacolo venga bene, no? Cioè anche io ho moltissimo rispetto per le maestranze. Certo. Un attimo, quello che sta dicendo adesso Rita, purtroppo nell'arco di questi ultimi 10 anni con i tagli di cui lei parlava, si è purtroppo messa in moto una macchina malsana, una macchina che ha portato a non rispettare più tanti diritti che ha un lavoratore, qualsiasi lavoratore, che può essere un diritto di pausa pranzo, un diritto di ore di sonno, un diritto di ore pratiche per riuscire a fare, come diceva lei, un montaggio di una scena, piuttosto che purtroppo si è arrivati sempre più a cercare di fare un prodotto in meno tempo possibile, quindi investendo meno forze economiche, però richiedendo un lavoro, un sacrificio alle persone che ne fanno parte molto più grande. E questa cosa è stata un po' diventato un polipo che ha preso varie situazioni, come quella anche di scegliere magari persone che questo mestiere, in realtà io non parlo soltanto dell'attore e dell'attrice, ma come diceva anche Rita, di tutto il composto, che magari non era proprio preparato. Perché devi attutire le spese, allora forse magari prendo uno stagista. Nel termine prendo uno stagista, per me significa prendo una persona, la sfrutto 6-7 mesi, poi la rimando a casa, l'anno dopo rifaccio un'altra serie, prendo un altro stagista e vado avanti. Purtroppo questa cosa veramente è andata un po' fuori controllo. E quindi
ha portato anche un po' a quello che diceva anche prima Elba, a far sì che anche tante persone magari si improvvisassero con delle scuole, non scuole, chiedendo delle cifre a dei ragazzi incredibili, quindi alle famiglie, non ai ragazzi, come diceva appunto. E quindi che cosa vuol dire? Che non c'è una legge. Purtroppo io tempo fa di questo problema ne parlai con delle persone interne al nostro governo e chiesi: ma com'è possibile che uno, allora io domani mi sveglio, faccio un mestiere, domani dico voglio fare una scuola di recitazione, la posso fare? Sì. Come sì? Sì. Quindi immaginati tutto questo gioco perverso a che cosa può portare? Ad una distruzione totale della professionalità, quindi delle competenze e di tutto quello che non abbiamo più, che già lottavamo per avere, ma adesso è ridotto veramente ai minimi termini. E quindi, certo, quando poi si va a parlare di cultura, purtroppo, allora a questo punto si parla di cultura, la cultura non è soltanto il museo, non è soltanto l'opera d'arte. E non voglio dire, ma parlando anche dei teatri, di questa riapertura, riapriamo 15, soltanto 200 posti possibili, vuol dire che non si ha minimamente percezione di quello che cos'è dall'interno questo lavoro, come magari uno invece può avere percezione di quante persone fare entrare in un museo per un allestimento, quindi quanto guadagnare, come guadagnare, c'è proprio il buio. Quindi qui bisogna veramente andare a forse ad insegnargli, a dirgli: guardate che c'è questo problema, tu non mi puoi fare questo e quest'altro, perché non è possibile. Quindi bisogna partire veramente da zero, purtroppo, perché non c'è una cultura veramente del nostro mestiere a livello collettivo. E quindi che cosa viene fuori poi? Viene fuori il luogo comune, tu fai l'attore, tu sei ricco, tu fai quello, tu giochi. Certo, sì, anche perché se non vi convocano, se non vi ascoltano, guardate, io vi capisco, perché ne parlavo l'altro giorno, ne parlavamo con uno di questi tavoli che facciamo noi, con il ciclismo ne abbiamo parlato per il calcio. Voi pensate che i calciatori devono prendere due pullman per stare distanti 2 metri l'uno dall'altro sul pullman, poi in campo sono vicini uno all'altro, cioè è un'assurdità. Cioè, se non convochi quelli di quel settore non lo puoi sapere che è una banalità. Tutti dobbiamo stare 2 metri sull'autobus, ma non chi in campo si salta addosso. Insomma, è un'assurdità. E credo valga anche per voi questa cosa. Dicevamo prima dei luoghi comuni, sono tanti luoghi comuni, non solo quello che il vostro è un mestiere facile che vi fa ricchi, anche che è un mestiere in cui, ecco, tu dicevi, Daniela, giustamente, nel vostro settore, ma come in tanti settori, vale quella regola del mio cugino, no? Quello bravo, che non ti preoccupare, che c'ho io mio cugino, quello bravo, che ci dà una mano. Ecco, ci sono dei passaggi che non si possono saltare nel vostro mestiere di attori e di attrici, ma anche di costumista, di estetista, di elettricista, di montatori, di produttori, di scenografi, perché poi escono fuori in alcuni, ma lo vediamo in alcuni spettacoli, magari escono fuori delle cose che uno dice: ma com'è che lo spettacolo è del 700 e quel costume è dell'800? Ah, ma la costumista era mia cugina, insomma, queste cose qui. C'è molto da lavorare. Guarda, se posso risponderti io, certo, nel senso che io credo, parlo più ovviamente dell'ambito che conosco, ma credo che il discorso sia ampliabile a tutto al mondo dello spettacolo. Io conosco molto bene il palcoscenico, e il palcoscenico non perdona. Non perdona, non esiste mio cugino sul palcoscenico, o meglio, se esiste, il palcoscenico diventa la cartina tornasole di qualcosa che non funziona, non regge. Cioè, io veramente vivo con una grande sacralità e mi trovo d'accordo con molti dei discorsi che sono stati fatti qui finora, cioè anche
non per niente, ecco, diciamo che il mondo teatrale a volte viene anche saccheggiato in termini di metodo e metafore, portato per esempio in azienda per far capire che il teatro è il luogo dove le cose non avvengono mai quando sei solo, è il luogo in cui qualcosa avviene solo se tu stai lavorando con gli altri, e gli altri non sono solamente quelli che tu hai sul palcoscenico, sono tutti i ruoli che abbiamo citato finora, perché è giusto, come diceva Rita, il tecnico in qualche maniera deve essere anche lui un artista. Il tecnico che dà un effetto sbagliato durante uno spettacolo può rovinartelo quello spettacolo. Tu ti accorgi di chi sta dall'altra parte anche come fa entrare una musica, e quel entrare di quella musica ti fa la differenza su uno spettacolo e sulla magia che può creare. Quindi questo è un lavoro che non si può improvvisare. L'improvvisazione si vede, magari si vede di più in alcuni ambiti, in altri è un po' più camuffabile. È molto difficile anche spiegare la complessità del nostro mestiere, perché chiaramente, sì, è vero, gli attori un po' giocano, infatti questa è la radice del verbo recitare in molte altre lingue, no? Però è un gioco molto serio, come amiamo dire, ed è fatto da prove. Per esempio, forse in pochi sanno che prima di uno spettacolo si prova per almeno 30 se non 40 giorni, quando si hanno le possibilità, che c'è un lavoro molto approfondito fatto a tavolino, che poi prosegue poi sul palcoscenico, ed è un lavoro di ogni giorno, 8 ore al giorno, che può essere anche molto frustrante. E poi c'è tutta quella parte che evocava Servillo nella citazione che tu facevi, di attingere al proprio mondo interiore. E questa è una parte un po' difficile da spiegare, però già il mondo interiore deve essere nutrito, anche quello è lavoro. Quindi quando noi non lavoriamo, comunque stiamo lavorando, perché comunque studiamo, perché comunque appunto c'è quel detto, come faccio a spiegare a mia moglie che mentre sto guardando fuori dalla finestra sto lavorando. Ok, l'artista fa anche questo, deve nutrire il suo mondo interiore, noi lo facciamo costantemente. In altri paesi, per esempio, questa cosa viene riconosciuta in termini di studio, formazione, vengono finanziate queste cose. In Italia, come dire, ancora sul nostro mestiere, sì, magari ci sono dei luoghi comuni, però invece noi da dentro sappiamo che è un lavoro molto faticoso, stancante, molto serio e con una grande responsabilità. Che l'ultimo attore di cui io voglio parlare, voglio qui convocarlo, è il nostro pubblico. Tu puoi anche fare un monologo, ma anche il monologo tu non lo fai da solo, lo fai insieme ai tecnici che ti seguono, lo fai insieme al pubblico. Il vero spettacolo, dico io, è quello che si svolge nella mente dello spettatore. Sul palcoscenico si evoca, ma se nella mente dello spettatore non sta accadendo niente, c'è qualcosa che non va. O nello spettacolo oppure nella partecipazione dello spettatore. Quindi è veramente uno degli ultimi riti laici che ci sono rimasti, e quindi io personalmente credo tutto il gruppo di Attrici Attori Uniti con questo tipo di rispetto ci avviciniamo, e con questo tipo di rispetto chiediamo quando si gestisce una professione così delicata e con un ruolo sociale così importante come il nostro. Appunto, si parlava di cultura, dobbiamo ancora spiegare, no? Cos'è il nostro ruolo sociale. Non per niente, ecco, è una delle tradizioni più millenarie in cui l'uomo può comprendere qualcosa di se stesso, della vita, e interrogarsi. Perché noi è inutile che, cioè, nel senso, grandissimo rispetto per tutti gli altri ambiti, però a volte è come se noi costruissimo una grande macchina straordinaria, però se questa macchina qua, che mi va anche a 300 all'ora, non so esattamente come guidarla, non so in che direzione io sto andando, allora è inutile. Quindi bisogna insistere su questo fare l'uomo, come dicono in molti, capire dove noi come comunità, come paese, come individui stiamo andando. E secondo me questo momento in cui ci siamo fermati ha evidenziato anche l'assenza magari di direzioni individuali e collettive. E quello che magari dicevamo anche all'inizio è la necessità di dare spazio anche ad autori, a forme di spettacolo nuove, perché possono portare istanze diverse anche a chi come me, ripeto, io parlo da utente, da fruitore, io amo andare a vedere. Amo poco, mi dispiace per chi fa la televisione, lo dicevo a Daniela
due o tre volte fa che ci siamo visti, io 100 vetrine non la vedevo e tutti mi dicono: ah no, ma Daniela Fazzolari 100 vetrine, e tutti conoscono Anita di 100 vetrine. Amo quando riesco un po' di più andare a vedere i teatri, anche i piccoli teatri, perché sono convinto che avendo lavorato parecchio da giornalista, ovviamente, in televisione, ho capito che era facile fare la televisione, fare il giornalista in televisione, mi era molto più difficile andare a condurre un dibattito con 200 persone davanti, perché poi incominciano ad urlarti dietro, mentre in televisione puoi dire quello che vuoi, se fra virgolette sacramentano lo fanno a casa loro, non te lo fanno in faccia. Quindi tutto questo aspetto del vostro mestiere è veramente poco conosciuto. Però Cinzia diceva una cosa molto importante secondo me. Voi avete un pubblico, e il pubblico non è solo quello che avete in teatro, in televisione. Il pubblico sono i vostri fan. Io credo che la sfida più difficile, per chi poi si occupa di comunicazione, sia far capire quello che ci stiamo dicendo qua al vostro pubblico, ai vostri fan, perché se milioni di persone capiscono che questa situazione è quella che avete dietro, vi spingono, vi portano. Felicia, tu volevi intervenire forse? Volevo chiedere una cosa. Come mai pubblicamente non se ne è mai parlato di questa vostra situazione? Cioè, i vostri diritti avete mai messo in discussione davanti al pubblico? Cercare di aiutarvi anche attraverso loro? Non lo so. Io personalmente non ne ho mai sentito parlare, quindi... Questo a mio avviso rientra un po' purtroppo in quella mancanza su cui molti di noi hanno fatto, secondo me, in questa occasione un mia culpa. Nel senso che capire anche che c'è la necessità di educare a quello che è il nostro lavoro e sfatare anche i miti un po' dandy, un po'... Le idee poetiche, che poi la poesia fa parte del nostro lavoro, quindi è un po' strano, no? Quando ci troviamo di fronte a questo paradosso, perché noi viviamo, come diceva Cinzia, il tempo che noi passiamo a nutrire il nostro immaginario fa parte del nostro lavoro. Probabilmente spiegarlo a qualcuno che 8 ore al giorno in ufficio diventa complicato, bisogna capire come farlo, e alle volte il modo migliore è dire: siediti davanti a me e vediamo se accade qualcosa, se riesco a comunicarti quello che, diciamo, quello di cui mi sono nutrito, e riesco a entrare in comunicazione con te. Però forse bisogna, e questa è una sfida secondo me per il nostro settore, anche ripensare un modo di connettersi al pubblico magari diverso, che parte anche da un'informazione su quello che è il nostro lavoro. Certo, anche perché io credo che, giustamente come hai detto tu, la magia debba rimanere, perché il vostro lavoro è magia, ma come per i maghi o come per chiunque, dietro la magia c'è, non arrivi a fare la magia. Io parlo ad esempio di un musicista può suonare un brano bellissimo, un pianista, io posso chiudere gli occhi e sognare, non lo vedo neanche il pianista, ma per farmi sognare rispetto a un altro che si mette su quel piano, dietro c'è un mondo. Ecco, questo mondo difficilmente riusciamo a portarlo alla gente. Riuscirete a farlo? Questa può essere l'occasione per voi per farlo? Secondo me sì. Secondo me si può partire proprio dal ripensare anche nelle scuole un percorso, perché quello che accade ad esempio in Inghilterra è che il teatro si fa a partire dall'asilo, e invece qui spesso il teatro lo si inizia a incontrare forse alle superiori, e io al liceo non mi sono avvicinata al teatro, anzi il teatro l'ho conosciuto all'estero, perché le forme di teatro che vedevo al liceo mi tenevano a distanza. E quindi penso che se si vuole riagganciare questo rapporto con la comunità, si deve fare attraverso anche proprio dei percorsi di formazione, e anche non a scopo solo formativo, ma anche proprio di contaminazione e di rivalutazione dell'importanza dell'arte nelle scuole, che sono comunque
l'orario scolastico, quando si va a tagliare, si va spesso a tagliare le materie che vengono considerate meno produttive, quando in realtà forse sono quelle che stimolano la produttività, perché faranno pur parte dell'economia nera, ma è quella parte di energie di una comunità che spinge tutto il resto. E quindi sì, ripensare nelle scuole, anche il teatro nelle scuole. Ma dimmi. Vai. Sono d'accordo, io vorrei aggiungere a quello che dice Elga, perché ovviamente c'è questo dettaglio magari che non può non sfuggirci, nel senso che lei dice che gli spettacoli che vedevo io quando andavo al liceo non erano così accattivanti, e qui secondo me in Italia abbiamo un problema riguardo alla drammaturgia, nel senso che quella cosa che tu chiedevi, come far capire al pubblico, cioè quello lì, prima che ancora di rivendicazioni di lavoratrici e lavoratori sacrosante, legittime, che è giusto che vengano fatte nei momenti giusti come stiamo facendo noi ora, c'è il lavoro che attrici, attori, teatranti fanno tutti i giorni quando salgono sul palcoscenico. E spesso quello che viene messo sul palcoscenico, non sempre, perché io non amo le generalizzazioni, però viene scelto su anche quello un pregiudizio, cioè che tu riempi le sale solamente se fai determinati spettacoli. Così abbiamo tantissimo repertorio e direttori dei teatri che dicono: se io faccio Pirandello il teatro mi si riempie, se io faccio il testo di drammaturgia contemporanea no. Questa cosa non è vera, nel senso che appunto in altri paesi europei si continua a produrre drammaturgia contemporanea perché si mette in scena drammaturgia contemporanea, perché il pubblico vuole drammaturgia contemporanea, la vuole perché la vede. Quindi in teatro noi abbiamo spesso la stessa identica offerta che come dire, crea il solito circolo vizioso per cui molti spettacoli non sono necessari, mentre l'urgenza è il seme vitale di ogni cosa che tu vai a offrire. Se non c'è quel seme vitale, come ci si può aspettare che nel pubblico, nello spettatore, avvenga qualcosa? Non è possibile. Quindi ci sono degli pregiudizi che spesso sono fatti da chi dirige i teatri, che come dire, scelgono sempre lo stesso tipo di repertorio e che purtroppo non ci fanno gioco. Per cui sì, lottare per i diritti, però anche domandarsi molto più spesso che cosa si porta in scena, con che urgenza. Perché appunto quello che dicevi tu, io vorrei vedere qualcos'altro anche. Sì, allora noi abbiamo testi che hanno attraversato i secoli perché sono universali, li metti ancora in scena e ti parlano, però abbiamo bisogno anche di raccontare il nostro tempo fuori di metafora e quindi dare lavoro ai nuovi drammaturghi e quindi raccontare il mondo che noi ci troviamo di fronte, ripeto, fuori di metafora. Questo non è per dire che Amleto non è più attuale, Amleto sarà attuale ancora fra 2000 anni, è universale, ci parla sempre. Però, come dire, andare anche ad aprire lo sguardo in modo da rendere vivo anche quello che portiamo sul palcoscenico, in modo che il pubblico si accorga che manca. Vai, no, Rita. Volevo integrare questo che ha detto Cinzia, ma anche Elga. Per esempio, quando io ho iniziato a fare teatro a Milano, era il periodo dove potevi vedere in un teatro Django Edwards, potevi vedere i Donati e Olesen, potevi vedere la Family Flots, tutta una serie di cose che poi negli anni sono sparite. Io per esempio, che dopo aver fatto gli studi classici mi sono appassionata al comico, io ho dovuto cercare fuori, io ho scoperto le Koch perché poi io non arrivo da una famiglia ricca, mi sono andata a cercare una forma teatrale differente, perché anch'io come Elga non ci credevo nel lavoro, non che non ci credevo, non mi apparteneva quel lavoro tutto uguale, no? E all'estero ho scoperto delle cose meravigliose e da lì mi sono poi innamorata di tutto quello che è l'arte comica, ma anche nell'arte comica ci sono un sacco di pregiudizi. Cioè lì si aprirebbe un capitolone che non voglio ovviamente aprire qui, però la cosa che diceva Cinzia, adesso finalmente siamo riusciti a ottenere che il circo teatro venga considerato teatro e adesso nei teatri ricominciamo a vedere produzioni di teatro di figura, produzioni senza parole, ma abbiamo avuto degli anni di buio teatrale, ma proprio, cioè più che buio, omologazione, è vero, quello che dice Cinzia è verissimo.
Certo, e peraltro voglio per dirvi quanto è importante questo, vi leggo un commento, lo cito anche perché tanto è pubblico, di Vittorio Damin che dice: mi state aprendo un mondo, io sono il tipico impiegato da 8 ore al giorno alla scrivania, e uno di quelli da luoghi comuni che ascoltandoci e seguendoci stai cominciando a capire che lo spettacolo non è quello che lui dalle sue 8 ore al giorno dietro la scrivania pensava. Adesso penserà che il privilegiato è lui che sta 8 ore seduto alla scrivania. Penso che abbia anche questa quella del avere spettacoli diversi, quello di avere una cultura diversa è una delle esigenze che sentiamo. La colpa è più dei, diciamo, degli impresari, di chi gestisce i teatri, o di un pubblico un po' assuefatto anche qui a stereotipi? Perché io capisco, lo dico da utente che non ama molto i classici, a teatro io non amo molto i classici, ma pensare che io sono piemontese, che al Teatro Regio di Torino tutti gli anni mi facciano la Turandot in una versione diversa, mi esce dalle orecchie, non me la fate più, fatemi qualcosa di diverso. Voglio dire, non perché non sia bella, ma non ce la faccio più. Insomma, non lo so se poi questa risposta c'è, se il pubblico davvero vuole qualcosa di diverso, se è pronto a scommettere, a scoprire, a voglia di scoprire, oppure va a teatro solo così. Devo andare a teatro, devo fare il mio abbonamento. Ho paura che ci sia un po' anche questo. Secondo me sono un po' entrambe le cose. Anch'io mi ritrovo in questa tua analisi, nel senso che io credo, cioè quando si va a teatro, visto che proprio è un rito e si fa veramente chi è sul palcoscenico ma anche chi è in sala come spettatore, io a volte mi accorgo anche da spettatrice che ci sono delle sere in cui magari la mia attenzione o la mia apertura verso quello che sto guardando non c'è e cambia la fruizione, e quindi sicuramente a mio avviso ci vuole anche che il pubblico abbia la voglia, sia incuriosito, e questo possiamo fare tanto anche noi per incuriosirlo, però come dire, deve fare quel salto anche lui, no? Deve stare al gioco, deve avere quella voglia, no? di mettersi in gioco anche lui. E io penso che anche per la società in cui siamo, dove siamo bombardati da tantissime cose, abbiamo tantissimi stimoli, forse il teatro, che a mio avviso nelle occasioni più, più belle, ti lavora dentro. Tu esci dalla sala, ci sono spettacoli a cui ho assistito e ho avuto proprio la netta sensazione di uscire non uguale a prima, magari con dubbi, magari arrabbiata. Non è semplice subire questa invasione, non tutti ci stanno. E questo, secondo me, questa sì è la sfida. Questo sarebbe bello davvero, che il pubblico avesse questa voglia venendo a teatro e si incavolasse quando non gli succede. Poi, fra le cose strane, io leggo delle cose che mi scrivono qui. Rita, suonavi col pianoforte al contrario per strada. E uno dice: sì, Rita, meravigliosa. Ho iniziato come artista di strada e suonavo, tra l'altro, sì, suonavo il pianoforte con i piedi, lo suonavo girata di spalle. Avevo anche 30 anni, ora ne ho 50, ho perso quell'agilità. Però sì, suonavo. Per esempio, mi riaggancio a quello che ha detto Marta, la cosa bella è davvero la curiosità e il coraggio, no? E a proposito del pianoforte in strada, quando io ho iniziato a fare i miei primi soli, devo moltissimo a Leo Bassi, che mi ha dato proprio una lezione di vita, io non avevo... cioè avevo paura a fare un monologo, no? E per di più ero un'artista emergente e quindi dove potevo esibirmi? Quale teatro avrebbe preso una ragazza di 30 anni con un monologo? Allora il mio compagno di allora mi ha detto: Rita, c'è la strada che è un palcoscenico pubblico. E io ho detto: vabbè, vado in strada con un pianoforte. E tutti hanno detto: ma tu sei pazzo? Ho detto: no, io vado in strada. E quella lì è stata la mia svolta, perché quella roba lì è stato così...
forse ci credevo così tanto, è stata un'azione anche coraggiosa, no? Per cui quello che dice Marta, la curiosità del pubblico, e io dico che anche noi artisti e i produttori teatrali e i direttori artistici devono essere coraggiosi, anche rischiare, osare, non importa, cioè non devono funzionare per forza gli spettacoli, però devi seguire una linea creativa che non è in base il pubblico vuole quello, no, io vorrei realizzare quella cosa. Ecco, a me piacerebbe tanto questo, no? Che ci fosse più anche coraggio. Ma voi, peraltro, una curiosità, adesso eravate fermi, voi siete tutti sotto contratto, avete tutti cassa integrazione, disoccupazione, avete, non so, perché ho visto che c'è qualche grande chef e qualche notaio che ha preso anche i 600 euro, no, di contributo. Voi in quale categoria di assunzione di qualunque tipo di contributo ricadete in questo periodo? Io solamente nessuna. No, io nessuna, perché mi ero appena diplomata a luglio e quindi per giornate EMPAS non ci arrivo, perché ne ho fatte da diplomata un paio e poi ho iniziato, mi sono trasferita a Roma, sono trasferita giusto in tempo per il lockdown. Però ad oggi io sono completamente scoperta e vivo dei miei risparmi, perché tra l'altro per il tipo di requisiti non solo rimani scoperto eventualmente dai bonus una tantum che non sono di certo risolutivi del problema, ad esempio in Francia si parla di anno bianco, c'è cioè un'indennità per tot mesi, o in Germania sono stati fatte, state prese altre misure più sostanziose, e risulto comunque anche, non posso rientrare in nessun'altra categoria perché ad esempio ho la residenza ancora a casa dei miei, avendo 28 anni, non avendo una casa mia, quindi rientro in un nucleo familiare, quindi anche il problema che non c'è un discorso sul reddito personale, ma si va sempre a... cioè, l'ho trovato per la prima volta, mi sono scontrata con la burocrazia di cui ho sempre sentito parlare, ma non mi era mai capitato di trovarmi in un buco di un cavillo e essere completamente scoperta, e questo è stato anche il motivo per cui mi sono unita al gruppo, proprio per un fattore di urgenza, di emergenza concreto. E sì, quindi questa è la mia personale situazione. Parlato di IMSS, noi sappiamo benissimo che noi siamo una categoria, eravamo un ex, ci chiamano ex EMPALS, quindi insomma anche la considerazione dei contributi, di come è stata un po' gestita questa situazione del bonus, se si va a vedere anche lì è un po' particolare, ci sono persone che hanno lavorato, hanno versato tanti contributi che non si sa bene come verranno gestiti ancora adesso, però magari proprio nell'anno preso in considerazione o stavano facendo altro o erano fermi per maternità o comunque non avevano raggiunto quelle giornate che sono state insomma definite come il tetto per, e rimani fuori, come se tu non facessi parte proprio nemmeno della categoria di lavoratore, quando magari qualcun altro ben venga, magari ecco, ha lavorato in quel periodo, ha la fortuna di avere magari le spalle coperte piuttosto che, e comunque loro possono acquisire il contributo, esattamente come i notai, i miliardari che hanno avuto il coraggio di chiedere le 600 euro. C'è lì un problema etico, però è anche un problema strutturale, perché se non vai a vedere come funziona veramente il nostro, rischi di fare un, insomma, di fare delle diseguaglianze che non vanno bene, questo credo. Certo, se uno sta studiando, se uno sta preparando uno spettacolo, ci mette magari 6 mesi, sta lavorando 6 mesi, però in però quei sei non mesi hai, no, non sei riconosciuto come lavoratore.
indicativa. Ma succede nel nostro mestiere quando ti chiedono di fare qualunque cosa e dicono ma per 2 ore, no, ma dietro quelle 2 ore ci sono 8 giorni di preparazione per capire cosa vado lì a fare. Sì. Quelle però non te le riconosce nessuno, per voi è, credo sia così la cosa un po'. Infatti un po' nel senso, sulla scorta di altri paesi europei come la Francia, una delle richieste per esempio inserita nel manifesto che abbiamo redatto è quella della sovvenzione alla creazione e anche di un riconoscimento di uno stato di intermittenza che è molto diverso dall'intermittenza che noi abbiamo adesso come contratto, nel senso che negli altri paesi viene riconosciuto che la natura lavorativa è specifica del lavoratore dello spettacolo, è fluida e per questo viene dato una tutela che è maggiore di quella che noi abbiamo qua in Italia. Quindi sicuramente questo. Io sono fortunata nel senso che sono in cassa integrazione perché ero scritturata e quindi fino a fine del contratto ero scritturata stagionale con la compagnia per cui lavoro e quindi sono in cassa integrazione. Ma voi sapete già quando riprenderete? Avete già programmi? Bella domanda. No, lo dico perché io non lo so. È difficile, eh? Allora. Vai, Cinzia. No, scusa. No, vai tu. Allora, è veramente complicata questa domanda, nel senso che capisco anche la difficoltà di immaginare il futuro, proprio perché insomma la cosa che ci ha investito è mai vista, è straordinaria, è proprio la. La ricorderemo per sempre e non è di facile gestione, nel senso che come dire, quando si dice riapriamo i teatri intanto non si fa i conti non si fanno col pubblico, nel senso che bisogna capire se il pubblico avrà il desiderio di tornare nei teatri. È chiaro che per muoversi è necessario immaginare il futuro, perché il futuro quando non lo vedi non retroagisce in maniera vitale sul presente e tu vai in stallo. Quindi è necessario immaginare. Per noi il teatro è un teatro che si fa, scusa, io parlo di teatro perché è l'ambito che conosco, certo. Però si fa dal vivo, nell'incontro. Per cui chiaramente ci sono tutta una serie di forme che potrebbero andare a tamponare questo momento, che non sono teatro, però che secondo me sono comunque forme valutabili. C'è stato un grandissimo dibattito sullo streaming. Bisogna sapere che lo streaming non è teatro, però che non è quello che ucciderà il teatro, su questo spero che siamo d'accordo. Si tratta di una situazione che può essere momentanea. Bisogna sapere che lo streaming è lavoro, quindi va pagato. Bisogna sapere che lo streaming non va bene per tutti gli spettacoli, alcuni funzionano, alcuni no. Bisogna magari prevedere una formula con cui tu non stai andando a sostituire lo spettacolo con un video di quello spettacolo, ma magari una forma diversa con cui non sostituisci lo spettacolo ma magari fai venire più voglia di andare poi a vedere lo spettacolo vero e proprio. Va immaginata anche lì, non è una roba che può essere applicata senza la creatività. Immaginarsi che riaprano i teatri, come dicevamo prima, anche i protocolli di sicurezza per i quali noi ci siamo battuti affinché, come dice Rita nella manifestazione anche che sta facendo, che gli artisti vengano convocati anche in questi protocolli di sicurezza, perché non è possibile che decidano gli altri su qualcosa che poi incide sulla tua salute. È chiaro che i primi protocolli di sicurezza che sono stati portati, che volevano le stesse cose per il pubblico, distanze e mascherine anche per gli attori sul palcoscenico, è chiaro che quella è fantascienza, però in un'immaginazione, in un immaginare una riapertura dei teatri, ecco che io so che ci sono molti teatri che stanno cominciando a immaginare delle forme di spettacolo che non siano solamente monologhi, ma che prevedono comunque questa sicurezza sul palcoscenico. Quindi, come dire, abbiamo dei limiti oggettivi, perché questo virus non è un'invenzione, io ci tengo a dirlo. Noi non possiamo far finta che questa cosa non esista e non sia pericolosa, per cortesia. Esiste ed è pericolosa, abbiamo visto i numeri. Quindi, però, sul palcoscenico si può pensare a questa sfida come una sfida anche artistica. Non tutto reggerà, non tutto è possibile,
Forse alcuni preferiscono fermarsi, forse altri preferiscono invece immaginare di poter cogliere questa sfida perché la trovano stimolante anche da un punto di vista artistico. Quindi non sappiamo quando riapriremo, certamente c'è la voglia di farlo, ma con le condizioni giuste che ci permettano di lavorare in sicurezza. E se questo non è possibile, proprio perché noi non possiamo fare smart working, cioè noi ci fermiamo, non esiste smart working per noi, allora che si preveda, appunto, come diceva prima Rita, un reddito che ci consenta di non morire di fame. Siamo tutte diversificate, per esempio Elga diceva io non ho tutele, Marta ha la cassa integrazione perché aveva un contratto molto molto lungo, io per esempio avevo tante scritture che sono saltate una dietro l'altra, avevo i miei monologhi che sono fermati, va bene, ho avuto degli ammortamenti da un punto da a volte FIS dal teatro, a volte è l'INPS che riesce ad aiutarmi, però ecco, è importante dirlo, cioè che gli attori non è che qui in questo caso o tutti gli artisti, i teatranti e le teatranti si fermano e si possono inventare altro. Noi ci fermiamo, non possiamo fare smart working. Avevo il microfono muto. Sì, situazioni molto diverse. Certo che la ripartenza è difficile. Qualcuno parla di teatro all'aperto, di utilizzare quest'estate il teatro all'aperto. Il problema è che non c'è sicurezza, è difficile pianificare, soprattutto se ci si muove con un gruppo un po' consistente, manifestazioni all'aperto, un po' di qualunque genere, quindi sarà una ripartenza difficile. Guarda, poi ti devo dire questo, parlo un po' per tutto quello che è il teatro all'aperto, per quello sul quale posso anche parlare io, nel senso anche tutto quello che è appunto è sempre il clown contemporaneo, l'arte di strada, il comico. In realtà loro dicono sì sì si ricomincia, ma i festival più grossi, per esempio di teatro di strada, hanno detto che non c'è niente, non ripartono, per cui anche questa cosa è assurda. Allora noi possiamo immaginarci una ripartenza, io dico una ripartenza sociale, culturale, nel senso in un parco tu puoi fare spettacolo, ma bisogna trovare il finanziamento affinché questo spettacolo le responsabilità, le tutele e tutto quello che serve per il protocollo sanitario, perché come dice Cinzia, comunque c'è questo, non è che adesso di punto in bianco, Ale, chi paga tutto questo? Devono essere finanziati. Allora a me piacerebbe che per esempio nella città di Milano si pensasse a altri luoghi teatrali, te li devi inventare, ma è una costruzione che tu puoi fare solo se contatti gli artisti, gli attori, i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo per pensare e pianificare una forma teatrale che sia possibile anche all'aperto, perché poi è molto diverso. Oggi facevamo proprio una bellissima discussione sulla differenza tra l'outdoor, cioè il teatro all'aperto, e lo spazio pubblico, cioè non è la stessa cosa, no? Cioè bisogna distinguere lo spazio pubblico e uno spazio cittadino, lo spazio outdoor è ancora un'altra cosa, ma si potrebbe inventare, ricreare, ripartire, però ripeto, è una ripartenza intesa come sociale e culturale per ricontattare il pubblico e riavvicinare il pubblico. Non può essere intesa come una ripartenza economica, perché non tutti possono ripartire. Allora io posso mettermi in discussione se vengo, come dire, ho come una, anche proprio mia deontologia, un mio dovere rispetto al motivo per cui faccio questo lavoro, però non si può pensare di ripartire, cioè non puoi dire ripartiamo senza tenere conto di tutte queste cose, e su questo non viene, io non ho mai sentito fare questa divisione. Se parliamo di ripartenza culturale, parliamone, ce n'è bisogno, ma diciamo che è culturale, nel frattempo deve essere garantito un reddito di continuità, perché non è una ripartenza economica. Certo, economica. Certo, anche perché questo periodo potrebbe essere utilizzato per andare a
pensare, a strutturare, a progettare spettacoli, quegli spettacoli diversi che magari andando di corsa non c'è il tempo per immaginare o per fare, però questo è lavoro che va riconosciuto. Non avete un po' la paura che io ho sempre in questi casi, che quei 4 soldi che ci saranno per la cultura diventeranno, di quei 4 uno andrà allo spettacolo, perché per cultura si pensa sempre ad altro, e che quell'uno poi vada a tappare i buchi che sono stati fatti negli anni, magari nei grandi teatri, nei grandi spettacoli. Non c'è un po' questa paura che non bisognerebbe anche vigilare che, non dico tutto, ma una parte onorevole di fondi, di quei pochi fondi che dalla cultura arriveranno allo spettacolo, non si potrebbe pensare che bisognerebbe magari vigilare che almeno vadano a chi lo spettacolo lo sta facendo, lo sta producendo, lo sta studiando, e non nei soliti pozzi di San Patrizio che abbiamo diffuso un po' per tutta l'Italia, che sono noti, conosciuti e in grande difficoltà, diciamocelo. Al Ministero dei Beni Culturali in questo momento è abbastanza sotto l'occhio di tutto noi ciclone, perché ci sono anche delle realtà, delle motivazioni che portano tutti noi anche a preoccuparci di questo, perché noi abbiamo delle collette che si occupano di dei nostri diritti d'immagine e hanno negli anni dei fondi che hanno di persone, di artisti che non hanno riscosso, e adesso si parla anche di questo, di prendere questi fondi e poi farli gestire dal Ministero dei Beni Culturali. Attenzione, calma, noi vogliamo sapere che cosa, come. I soldi sono soldi degli artisti, quindi insomma Ministero dei Beni Culturali vuol dire troppe cose, vuol dire appunto quello che dicevi tu, un po' tutta quella parte istituzionale già conosciuta e riconosciuta. Dobbiamo un attimo su questo vigilare, questo è quello che stanno facendo, si sta facendo con questi gruppi, e si sta unendo con le forze proprio per dire quello che c'è dividiamolo per bene, perché altrimenti non ve la facciamo passare questa volta. Deve essere ben chiaro questo concetto. Per quel che riguarda anche diciamo, parlo adesso qua proprio dei teatri e quindi di quello che accade per esempio con il FUS, ci stiamo battendo perché venga finalmente creato questo osservatorio nazionale, che è già nell'articolo 50 del 2018 del contratto collettivo nazionale dei teatri, perché sarebbe proprio un organo preposto a fare questa cosa, cioè a tutelare dove vanno a finire questi soldi, a tutelare per esempio anche in merito alle questioni di genere, a tutelare per quello che riguarda un accesso trasparente ai provini. Potrebbe essere veramente risolutivo di tante dinamiche, e quindi noi lo stiamo... È nel manifesto e comunque è negli intenti anche del gruppo Attrici Attori Uniti, insomma, perché ci siamo accorti anche trasversalmente nell'impegno di lavoro di tutti i tavoli che era veramente un organo dirimente di molte questioni, e che probabilmente se fosse esistito in questa circostanza avrebbe aiutato molto. Adesso che hai spiegato cos'è, ho capito perché non c'è. Mi fermo lì per non andare troppo oltre. Mi piace molto, devo dire, io avevo letto di questo vostro collettivo, mi piace molto il fatto che non solo avete delle idee, ma avete dei progetti da mettere in pratica, da portare, quello che avevamo detto un po' all'inizio, cioè non là dove c'era il punto toglierlo, mettere una virgola per continuare quella frase. Sono curioso, ve l'ho chiesto prima, voi sentite i vostri fan? Voi certamente avete una schiera di fan che o comunque i follower, non so quali sono le vostre piattaforme. Io sono social per lavoro, ma non sono un fan dei social. Ecco. Riescono a percepire questa vostra battaglia, questo vostro momento,
oppure stanno lì a pressarvi e chiedere quando torni, cosa fai? Riuscite a portarlo un po' questo? Che momento di silenzio che si è creato. A tutti che stanno facendo il conto dei follower, dice aspetta che vado a vedere quali sono i miei per vedere. Il mondo è diventato, parlo per me, poi lascio la parola alle colleghe, senz'altro l'avvento dei social ha cambiato anche il rapporto che c'è tra attori, attrici e il pubblico. Io parlo degli spettatori che chiaramente incontro tutte le sere, quindi c'è già un rapporto che è fisico, personale, e che dopo alcuni spettacoli magari hanno cominciato a seguirmi sui social perché insomma per seguire il mio lavoro, e che quindi sì, in questo periodo c'è stato un po' un dialogo che chiaramente non era di pressione sul quando ritornerai, perché era evidente a tutti nelle settimane scorse che non era possibile ripresentarsi immediatamente, però è un dialogo che resta aperto su tematiche che magari ci hanno unito sul palcoscenico e che in qualche maniera possono continuare, ecco, a risuonare. Quindi c'è chiaramente un momento un po' di sospensione che non, ovviamente non esclude anche il desiderio di rincontrarsi, però è una sospensione che io continuo a dire è comunque anche molto, è un periodo molto creativo anche questo, paradossalmente, per certi aspetti paralizzante, per cui abbiamo avuto un problema magari di frammentazione della concentrazione, però è anche magari stato un periodo in cui abbiamo sentito la necessità di raccoglierci, di fare silenzio e di capire che cosa questo periodo ci stava insegnando, di trovare magari anche dei pensieri nuovi. Quindi non è un tempo di pura attesa, è un tempo anche questo nutriente che può generare e germogliare poi nel futuro. Quindi in questo io ritrovo un rapporto ancora con i miei spettatori, che poi mi fa sorridere parlare, chiamarli così, però veramente il dialogo con le persone che vengono a teatro, sento che è per molti è un momento di fermo, però non è inutile, ecco, è un momento solo una sospensione per poi ritrovarci con più voglia nel futuro. Io posso parlare della mia più grande sostenitrice, che è mia cugina, che ha dei superiori e che mi scrive spesso: dai Alga, resisti, resisti, vedrai che poi torni e farai faville. Quindi io posso parlare di lei. Il termine fan ho sempre avuto un po' di... so che è molto usato, io non lo so, cioè mi piace di più, come dice Cinzia, pubblico, spettatore o comunque colui che condivide con me questa esperienza, e in questo caso allora posso allargare anche ad amici, conoscenti, persone che sono venute soprattutto a vedermi negli ultimi spettacoli che ho fatto, che sono stati al terzo anno d'accademia, e sono tutti molto in apprensione un po' per la nostra situazione, ma anche fiduciosi che torneremo tutti a proporre anche nuova linfa, diciamo. Le forze giovani si sentono, la gioventù, la forza della gioventù si sente. Poi sono più ottimisti, però non mi pare che voi siate pessimisti, non c'è pessimismo in voi. Così mi sembra, non ho colto pessimismo. Consapevolezza. Realismo, stavo per dire realismo, infatti, realismo, ma non... ricordiamo, perché andiamo, magari vi lasciamo anche andare, perché è un'ora e mezza che chiacchieriamo amorevolmente, io starei qui un'altra ora, ma capisco che è pesante poi per tutti, anche per chi ci segue, magari continuare a seguirci. Ricordiamo che voi sabato sarete fisicamente nelle piazze, occhio alle multe, che gli ultimi che sono andati in piazza hanno preso multe, mo ci manca che non vi pagano e vi multino, almeno fatele versare. No, sarà una manifestazione pacifica, bellissima, e avverrà, lo dico, magari Napoli, Roma, Genova, Milano, Torino, Catania, Palermo, Cosenza, Bologna,
spero di non... forse ce n'è qualcun'altra, non ho fatto tutto l'elenco, però sono più o meno 13. Niente multe, sarà meraviglioso. Siamo sicuri, sì, state con mascherine, distanziate. Seguiremo tutte le direttive, distanziamento sì. sociale, mascherine, guanti, tutto quello che... Ieri con Marta abbiamo dipinto tutti i cartelli. Ah, tra l'altro, una curiosità, voi vi conoscevate già prima, vi siete conosciute durante... Con alcuni... Sì, io e Rita per esempio la conoscevo già prima, alcune persone che collaborano a questo collettivo le conoscevo, ma moltissime le ho conosciute in questa occasione da remoto e devo dire che la cosa che vorrei davvero fare è dirgli grazie di persona e quando si potrà abbracciarle, perché con qualcuno davvero si è creato un legame anche nella distanza. Bello. E beh... Insomma, qualcosa di buono questo coronavirus ha portato. Allora... Ma io se posso intervenire, perché prima sì. non mi sentivate, mi sembra. No, no, infatti rimutata. Vi saluto all'ultimo, perché ero muta. Eri mutata, è vero. Penso, cioè l'impressione mia è che questo periodo di coronavirus, che comunque ha toccato tutti quanti, chi più chi meno, e comunque ha cambiato la nostra vita, in questo caso specifico di questo settore sia propositivo. Cioè ha fatto unire ancora di più il mondo dello spettacolo per riuscire a fare squadra insieme, per avere delle tutele in più, delle normative, qualcosa di importante per un settore un po' a rischio, ecco, perché non è mai sicuro. E l'altra cosa che vorrei dire, ho visto che avete fatto anche una pagina su Change, sempre riguardo appunto al movimento, alla manifestazione di domenica, e magari anche qui vi possono aiutare i fan, le persone che vi seguono anche in questo. Sì, bisognerà ricordarla. Io adesso ho messo sulla diretta Facebook, avevo messo il vostro marchio di Attrici e Attori Uniti, così almeno lo si riconosce. Sì, ricordiamo che avete, giusto, hai fatto bene Serenella, anche la pagina Change. Quindi dove si può firmare per chiedere appunto per supportare queste domande più che lecite e giuste. Vi mandiamo tutto, magari anche l'elenco di tutte le città dove sabato ci sarà la manifestazione. Noi domani certo. lo pubblichiamo, così certo. diciamo dove certo. c'è la manifestazione, ci mettete poi. Adesso salutiamo i nostri telespettatori con la diretta, ma voi rimanete lì un attimo. Direi una cosa, siccome è una bellissima cosa questo vostro collettivo, io quando ce ne ha parlato Daniela sono andato a vedere, perché in questo periodo ci arrivano molte segnalazioni che sono spot, cioè c'è gente che non avendo niente da fare si inventa un bel marchio. Il vostro è veramente un bel marchio, devo dire, eh? Avete dei grafici bravi, siete artisti, gli artisti, non l'ha fatto un cugino quello, ha fatto uno bravo. Quando me ne ha parlato sono andato a vedere, ovviamente, perché nascono molti spot, no? Non c'è niente da fare, un po' di visibilità, poi si ritorna alla normalità o quasi, finisce lì. Il vostro invece mi sembra un'idea, un collettivo da seguire. Ecco, Rosaria, Rossana, Ivacu ci manda la pagina con tutte le città dove si può seguire la vostra manifestazione, grazie, la pubblicheremo. Sara Vacchero, Arianna Pastorelli che ci stanno mandando, e poi altri, ma non riesco a seguirli tutti ovviamente. Se a voi fa piacere, ci diamo un appuntamento fra un mese o due per fare il punto sulla strada che questo collettivo ha fatto. Io spero che la difficoltà maggiore a rifare un appuntamento sia che siete tutti impegnati a lavorare. È l'augurio che vi faccio di cuore. In ogni caso ci troviamo in un momento in cui non lavoriate, piuttosto al mattino, cosa perché sarebbe bello tornare a fare il punto. Siccome non so quando sarà il momento per farlo, abbiamo un'ambasciatrice di fatto che è Daniela, no? Daniela Fazzolari,
ci penserai tu a comunicarti quando, quando sarà ora di rivederci. Con immenso piacere. Allora, salutiamo la diretta, così chiudiamo la diretta, voi però rimanete lì ancora un attimo. Allora, a tutti quelli che ci hanno seguiti fino adesso, una buona serata, grazie di essere rimasti con noi per questa ora e mezza circa. Grazie. Grazie. Ciao.